Squiddy Squid, vieni! Ma dai, che siamo in ritardo! Psst, ehi! Aerobrine, è passata. Possiamo uscire. Aerobrine che si nasconde. Questa è bella. Sono giorni che la pediniamo. Steve, siamo sicuri che sia questo il posto? Smettila di chiamarmi Steve. E comunque, assolutamente sì. Stai a guardare. Squiddy, ti vuoi muovere? Polpo inutile, muoviti! Bene, ci ho messo del tempo per ottenerla, ma ora possiamo entrare nell'ultimo regno, il mondo dell'odio e del terrore, la terra di chi non ha pietà di nessuno. Presto corri, sta per sfuggirci, muoviti! Troppo tardi. Dannazione. Pensi che dovremmo entrare? Assolutamente no, è troppo pericoloso per ora. Ci serve un potente alleato, e sai di chi sto parlando. Lo so, e anche se non mi va, penso non ci sia altra scelta. Il problema è che non l'ho trovato in casa. Chissà in che guai si è cacciato. In che guai mi sono cacciato? Salve la gente, qui Gabby e benvenuti ad un nuovo episodio di Minecraft Hardcore. Il regno della perenne oscurità. Guardateli. Guardate come viaggiano in cerca di chi uccidere. E chi vogliono uccidere ovviamente io. Io da solo contro 8 miliardi di mostri. Non è fantastico? Va bene. Allora, sono ritornato un attimo a casa prima attraverso la Portal Gun. Adesso mi sono rifatto alcune cose. Abbiamo un paio di cobblestone, abbiamo delle torce che ci aiuteranno per il viaggio. E ora ragazzi facciamo una cosa. Intanto andiamo qui sopra il soffitto di questa casa. Ecco, il soffitto! Sopra la torre! Ok, vediamo qua dentro cosa c'è. Un amuleto del Digging Iron Amulet of Lightness. Ovviamente lui! E questo è buono. E siamo fortunati! Night Vision per 2 minuti? Oh! Anche Jump Boost? Allora adesso ragazzi, questo volevo fare. Ho aperto un buco nella torre così possiamo scappare meglio. Guardate come mi aspettano i Vertembron. Sapete una cosa? Intanto io vado. Oh no, non oscurità. Ok, uccidiamo prima questi. Finché siamo alla luce siamo salvi. Sento dei fulmini. Mi sentite anche voi? Ok, Night Vision. Prendiamoci, ok. Ecco chi era. Questo, guardate che boss. Ma sbaglio, sta combattendo con gli altri mostri? Mangia tutto! È uno di quelli che mangia tutto e distrugge tutto ciò che incontra! No, perversione, la perversione qui sotto! Pure i mostri si combattono a vicenda! E questo chi è? Questo fa più male degli altri, ehi! Ehi, non pensavo fosse così forte, guardatelo! Fa malissimo, Reaper Twins? È un boss! Ok, ok, non facciamoci toccare! Santo cielo, santo cielo! Attacco confusione di Gabby! Vado in tondo urlando, confusione! Ok, quasi morto! Sì! Muori! La morte! Cioè, io ho combattuto 8 ore contro questo per delle vili Seguiamo la luce, andiamo dalle zucche. Quello che sto cercando qui dentro è un dungeon. Vorrei trovare uno di quei dungeon belli, grandi, pieni di non donde... No, questi neri salterini che ti... Mamma mia! C'è gente che qua si dà il terrorismo. Ok, continuiamo ad aiutarci con le torce. Però quando avrò finito le torce, io dovrò tornare a casa. Non posso fare molto. Spero di trovare il dungeon in fretta. Un uomo zucca! Ehi! Oh no, c'è pure il Wither! No! Uomo Pumpkinhead, aiutami! Ok ragazzi, scappo. L'uomo zucca non mi ha aiutato. Non so chi sia. Danno da Wither. Ok, vedete ragazzi, stanno combattendo con l'uomo zucca. L'uomo zucca... Ma è fortissimo! Avete visto? Li sta facendo fuori tutti. Ok ragazzi, ora voglio provare a fare una cosa. Metterò questo sopra la mia zucca. Attiverò il visore notturno. E adesso andiamo a slurparci i materiali qui sotto. Vediamo se è vero ciò che mi avete detto. Avete detto il doppio dei materiali dell'Overworld. Ok. Cosa c'è qui? Oh, ragazzi, ho raggiunto un posto che è strano. È molto strano. Vedete qua? È tipo tutto aperto. Che anche qua ci siano le... Cosa c'è lì sotto? È acqua quella? Non ho più night vision, merda! Non posso attivare la visione notturna! No! Non mi dire che... Questo funziona come visione... Ok, questo funziona sempre come visione... Guardate, è tutto bianco lì sotto! Ma non mi... ma quella è bedrock, quindi significa che se noi cadiamo qui sotto e dall'acqua che è incastrata lì, qui si cade nel vuoto! No! Guardate che buco enorme!
Ok, ragazzi, cerchiamo di ritornare sopra. E questo è il nostro obiettivo per ora. Merda, dove mi sono cacciato? Ok, uccidiamo. Ecco, qua c'era una renna perduta di Babbo Natale, che poretto, le perde in giro, le lascia in giro. Non buttatemi giù, sono soltanto un uomo che vuole salire. Ok, ragazzi, tecnica della super cobblestone. Spammiamo cobblestone sotto i nostri piedi e ne usciremo, siamo quasi fuori. Oh, no! No! Bastardo, uno scheletro, proprio lui. Ignobile uomo, senza nobiltà. Ok, ragazzi, ok, io ho pure finito l'avvisore notturno ancora. Ok, ok, siamo fuori. Benissimo. Zucche, 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 zucche. Perché hanno vitamine, contengono la vitamina luce. Vitamina B, quella... Oh! Attacchi proprio a me. Togli, togli tanto. Terrestrial, dovrebbe avere un portale. Non lo so, cosa ha creato? Guardate cosa ha creato questo. Ha ucciso un mostro che ha creato una struttura. E questa struttura, non mi dire che è un portale per un'altra dimensione. C'è tutto purché scappare di qui. Sì, ragazzi, è un portale. Siamo fuori di qui. Ce lo vedete qua nella minimappa? C'è questo punto. Non so cosa sia. E ho anche paura di andarci, ma sembra un castello, una struttura nell'oscurità. Se noi riuscissimo ad arrivare lì, potremmo scoprire magari qualcosa di meglio. Però è difficile arrivarci ora. Non so se entrare in questa dimensione che non abbiamo mai visto. Ci diamo un'occhiata veloce. Un po' di curiosità, non ha mai ucciso nessuno, penso. Soltanto Gabby. Ah, ragazzi, guardate. Siamo in un mondo dove le palle regnano sovrane. Palle ovunque, palloni, è un mondo probabilmente simile allo spazio. Ok, per un attimo mi è venuta una botta di luce. E adesso è scomparso, vabbè. Ok, va bene Gabby, inizia a planare come il tuo solito. Con il potere delle ali mi sposterò di palla in palla, di giardino in giardino. Cosa si trova qui dentro? Allora, se i terrestri abitano questa terra, ho visto che sono mostri forti. Ok. No, 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 tu non toccarmi. Gli occhi, vedete? Gli occhi, non ho capito perché tutti gli occhi che ho incontrato mi vogliono fare un occhiolino mortale. Vedete, quella è una piattaforma. Forse qua possiamo spawnare un boss. Einstein, what are you doing? Guardate, sono gli atomi. E un'altra casa lì in fondo, ok. Mi sento un po' come Alice nel Paese delle Meraviglie, viaggiando in mind trip, in ecstasy e... Ma è Bedrock. Aspettate un secondo. Non si muore, non c'è la fine. C'è Bedrock qui sotto. Oh, una Oh ragazzi, finalmente. Fammi vedere tu cosa vendi. Lunas Gems ci dà dei totem. Ma ho brutte esperienze con questi totem. La polverina soporifera che ti fa sniffare felice, non la voglio. Ah, lui mi ha detto di andare in un'isola lunare. Dato che ora ho il jump boost, posso sempre sfruttare il fatto di saltare e planare. Saltare e planare. Quindi ragazzi, perché non utilizzare un portale della Portal Gun per raggiungere questo posto più velocemente? Ora andiamo di Gravitron qui, così ecco, possiamo planare, vedete. Grazie ai portali possiamo raggiungere questi posti. Ok ragazzi, ho un attimo letto la wiki e questo sì, è il portale per spawnare il boss qui dentro. Però, per spawnarlo dobbiamo trovare un altro cosetto che strappargli l'occhio. Tu non scapparmi. Va bene. Ok. Vedete? Adesso non ci resta che cercarlo. Cercarlo qui dentro potrebbe... Eccolo! Ma non è quello. O sbaglio? È questo o non è questo? Speriamo sia questo. Non è questo. È uno ad X. Ed è molto più raro di questi. No, ragazzi, no, le esplosioni. No, Hiroshima. No, Nagasaki. Nessuna esplosione. Lì non devo atterrare perché là senza un'armatura di antiesplosiva non posso atterrare, perché quei cosi che vivono lì ti esplodono addosso saltando in aria come procioni in calore. Oh, gioia delle mie pupille! Eccolo là che si guarda attorno, ignaro dell'attacco dall'alto! 360! Ho fatto un 360 senza usare gra... Vabbè! Oh! Oh! No! No! Non si è accorto di niente, ma il mio ovulo! Qua, vai. Ragazzi, andiamo a riprenderci ciò che è nostro. No, no, adesso dov'è? Dammi l'altro che dà night vision. Dov'è? Eccolo. Per fortuna avevo sto pezzo. Sembra un bastone dell'età della pietra che mi dà la night vision. Ce l'abbiamo, ragazzi. Ora possiamo spawnare il nuovo boss di questa dimensione e liberarci in fretta e furia di lui.
Non è difficilissimo, ma neanche molto facile da quel che ho letto, quindi stiamo preparati. Allora, buonissima la cosa che noi possiamo sfruttare i portali per batterlo. Quel portale mi è molto utile in quella posizione, quindi grazie a questo portale dovremo resistere ai suoi colpi disastrosi. Benissimo ragazzi, siamo pronti a sfornare pure il boss di Lunaris. È un boss che mi sta sulle balle, perché è pieno di balle qui intorno. 3, 2, 1, che la fortuna sia con noi, andiamo! Eccolo! Ok, si teletrasporta e fa male. Perfetto, 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 perfetto. 3 cuori avevo. Ok, no! Bene, dov'è? 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 Non lo vedo! Lui vede me perché è pieno di occhi, ma io non lo vedo, visole! Ti sparo! Mitragliamolo! A 2000 di vita! Sulla wiki c'era scritto 1000! Bugiardi! È come un piranha! Stammi lontano con i tuoi denti! Devo andare sott'acqua, ragazzi! Sott'acqua! Ok, night vision di nuovo! No, l'ho finita? Non mi dire che l'ho finita! Teniamolo lontano così! A colpi di spada! Si avvicina troppo il vile! Ok, ragazzi, torniamo al portale! Torniamo al... Sì, mette davanti e dietro! Continua a colpirmi a raffica! Allora, ok, risucchiamoli vita! Dobbiamo andare al portale, se non andiamo al portale... Siamo dei cubi morti! Vieni qua, lasciati sbranare un po' a testa! Portale! Sì! Sì, prendimi ora! Yes! Perfetto, guardatelo laggiù che si dimena, non sa più dove sono... Ma dove è finito? Mi ha tranciato in aria! Mi ha portato lontanissimo, ma ormai non riesce più ad attaccarmi! Ormai non ce la fa più, anch'io non ce la faccio più! Ho un crampo al mouse! Rispetta le persone con i crampi ai mouse! E volessi morire! Ok, ti sparo in faccia! Ti sparo in faccia! Ti sparo in faccia con gli ultimi colpi! E ora muori! E ora muori! Non morirò io, sarai tu! Sì! Sì! I suoi drop? Eccolo, 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 perfetto mio! Ragazzi, abbiamo preso tutto! Ora mi serve un attimo di pace per riprendermi. Caso sei tu! Mua, mua, maestro! Grazie alla tua benedizione! Sono sopravvissuto! Ringraziamo il maestro! Mi sento vivo, ce l'ho fatta. Guardate cosa ci ha dato il boss. Ci ha dato il suo fucile che fa più schifo dell'altro. Cosa ho fatto lì dentro? La statua. No. 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 Maestro. No. Maestro. No. La statua. Come potrò adesso metterla nella mia sala portali e dire a tutti che l'ho battuta? No. Ma come posso dimenticarmi di una cosa così importante? Vabbè ragazzi, appena avrò voglia ci tornerò. Ciao Polletti. Oh no. Vabbè ragazzi, ho bisogno di andare un attimo al bagno e mollarne una grossa. Ah, aspetta. Ecco. Peccato che là non ci sia la statua del boss che devo fare. E allora è giunto il momento di aprire una cosa che non apro da tempo. È da anni che ci sto lavorando e oggi insieme a voi la aprirò. Allora, devo trovare soltanto il marchingegno per farlo. Eccolo qua. Ce l'avevo già nell'inventario. Gabby, dormi di più la notte perché sennò non fai le cose bene. Ecco qua. Questo, ragazzi. Qui dietro si trova il passaggio segreto per un altro mondo. Guardate lì. Guardate qui. Ci ho speso molto tempo a costruirlo. È da un paio di puntate che ci sto lavorando in segreto. E ora, ragazzi, scenderemo qui sotto. Aspettate. Quel coso non c'era prima. Proviamo ad andare da questo fiore. Ehi, chi sei tu? Ciao, sono Flowey. Flowey il fiore. Non di nuovo, non di nuovo. L'ho distrutto in tempo. Che stai facendo? E ora Flowey, scusami. No. Addio. Ferma. No, ragazzi, va bene risparmiare sempre Flowey. Ma ora basta, io sono in Genosid. E andiamo dietro la porta della bugia, dove signor Pinocchio dal naso lungo regna sovrano. Oh! Già infettata la stanza? Comunque, questa è la stanza dello spirito del tempo di Gabby. Qui io adesso creerò qualcosa di nuovo.
Volevo fare una sala di allenamento, una sala dove abbiamo anche tante cose in una stanza sola, tante cose utili. E per quello ho messo questa cesta e ora proveremo a costruirla. Innanzitutto dobbiamo usare la nostra ascia e spaccare tutto questo pavimento. E lo spaccherò dove ci sono le zone di luce. Vedete, qua c'è l'ombra e quindi lascio il pavimento, mentre qua dove ci sono le zone di luce distruggerò il tutto. Perfetto, abbiamo liberato la zona, ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare un'altra sottozona ed è per questo che mi sono procurato un bel paio di slab, in questo modo possiamo fare un pavimento più basso. E questa qui sarà la sala dell'allenamento e qui, dove ci sono le slab, andremo a mettere un nuovo amico. Sì, lo devo ancora costruire, infatti quell'amico si deve costruire e ci servirà per allenarci. Quindi ragazzi, riempiamo anche tutto questo pavimento di slab. Allora, ci siete arrivati? Questa sarà la mia stanza privata, un vero studio, il mio vero laboratorio. Andrò in questo posto quando mi sentirò tipo stanco e vorrò riprendermi. Questa è una sala di rigenerazione per la mia persona. E infatti deve contenere molte cose. Ad esempio, in questo spazio possiamo fare che c'è un Ender Chest che è collegata al piano di sopra, quindi volevo metterla perché qui poi andremo a crearci pozioni e roba varia. Beh, cosa voglio fare in questa stanza? Ogni angolo, vedete, quello è l'angolo della costruzione, quello è l'angolo del fabbro, quello è l'angolo dell'Ender Chest, magari sala pozioni, e mentre questo è l'angolo dell'Enchantment Table che ho messo. Ok, adesso io intanto voglio farmi un nuovo amichetto. Mettiamo una cesta in questo modo, ci mettiamo degli stick attorno e poi mettiamo un pezzo di diamante e avremo questo, vedete? Cos'è questo? È il mio nuovo amico, è Chester, la chest! Una chest che mi inseguirà e io sarò il suo padrone. Dai, vieni Chester! Vedete? È un inventario in più, mi segue ovunque e mi aiuterà nelle missioni. Poi lo sapete, ho l'inventario sempre pieno di cacca e pupù. Beh, quella cosa possiamo darla a Chester. A lui piace tenere le cose inutili. Diamogli subito delle monetine di bronzo, così è contento. Pian pianino la stanza si sta formando, gli ho aggiunto delle chest perché quella è la sala del crafting. Insomma, un piccolo rifugio segreto. La vera Gabby Caverna è questa. E ora ragazzi, che abbiamo fatto tutto, vado a prendere un nuovo amico. Non è lui, è un altro amico molto più subdolo. Ok, puoi entrare. Ah, sei arrivato finalmente. Perfetto ragazzi, ce l'abbiamo. Ora se metto questo coso qua, questo sottospecie di uomo di paglia, eccolo qua, il dummy. È uno stupidotto, no? È un manichino, non dovrebbe farmi del male. Intanto mi genera del sangue. Ma forse è più vivo di quello che sembra. Più lo pesto, più danno gli faccio e mi conteggia il danno. Io non oso immaginare se prendo armi più potenti si spezza e vola sul muro probabilmente. Ok, bene, ora quando sono di malumore potrò sfogarmi con questo coso. Poretto. Mi chiedo se abbia altre utilità, ma devo scoprirle. E va bene ragazzi, la sapete una cosa? Io penso di concludere questo episodio di Minecraft Hardcore qui. Per questo episodio, lo so, è stato un po' corto, ma ho avuto problemi con il mondo. È stato veramente una piaga registrarlo. Quindi sono costretto a fermarmi qui. Cercherò di sistemare il tutto per i prossimi. E soprattutto ragazzi, consigliatemi nei commenti nuove mod da mettere. Magari una mod che vi interessa e vorreste vedere. E io la metterò. Ma per questo episodio era veramente tutto. Io spero che vi sia piaciuto. Abbiamo questa sala. Magari nel prossimo episodio la miglioreremo ancora un pochettino e quindi noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi.